Katia Battistoni, si è appena conclusa l'asta pubblica per il campeggio di Marmore, è un tema sul quale si sta dibattendo ormai da un anno con tutte le vicissitudini del caso. Vi siete aggiudicati in via provvisoria la concessione, le chiedo, voi avete sede a Rieti, originaria di Soriano, nel Viterbese, che Sì. intenzioni avete a questo punto per rilanciare il campeggio di Marmore? Rendere Terni sempre più migliore, sempre più vivibile, sempre più con tentare di portare più turismo possibile, far vedere che Terni insomma esiste e non è nel degrado. Cosa vi ha spinto a cercare di prendere in gestione un campeggio che comunque, ok, la vicinanza con Rieti, Il comunque. degrado. Il degrado di Terni. Quindi parla in generale, non solo No, dei in generale, campacci. non solo dei campacci, in generale. A livello di tempistiche, ormai per quest'anno è evidente che la stagione è saltata perché prima di agosto-settembre Certo. non dubito che si possa riaprire qualcosa. Quando puntate a completare l'opera di, come dire, di apertura, di qualificazione? Prima possibile. Prima possibile.